Dunque, oggi parliamo di semiconduttori. Anche i semiconduttori sono solidi cristallini in cui tutti gli atomi di valenza, tutti gli elettroni di valenza sono impegnati in un legame. Quindi se prendiamo come esempio il solito cristallo bidimensionale che abbiamo adoperato per il silicio, per il metallo, quindi un cristallo quadrato, che non esiste in natura così com'è, serve soltanto per poter fare un disegno semplice. Allora, questi sono gli atomi che sono impegnati in posizioni regolari. Prendiamo ad esempio un materiale come il silicio, che è un semiconduttore. Il silicio ha il simbolo chimico Si, è un semiconduttore del quarto gruppo della tavola periodica. Il fatto che sia del quarto gruppo della tavola periodica vuol dire che ha 4 elettroni di valenza, quindi ha 4 elettroni che può mettere a disposizione per formare dei legami. Ok? Quindi il silicio ha 4 elettroni di valenza. Giusto per fare un caso concreto, prendo il silicio, poi sapete, il silicio è il materiale più importante, più adoperato in elettronica. Allora, a che cosa servono questi 4 elettroni? Forma, per esempio, 4 legami covalenti con gli atomi adiacenti. Per esempio, vedete questo atomo qua nel centro, forma 4 legami con i 4 atomi più vicini. In ciascun legame, un elettrone di valenza di un atomo e l'altro elettrone di valenza dell'altro formano legame. D'accordo? Quindi, essendo giusto 4 gli elettroni di valenza, tutti gli elettroni sono impegnati nel formare il legame. O vi ricordo, il legame chimico è quello che tiene il solido insieme. Quindi qua abbiamo dei legami formati in questo modo. Vedete, per ogni legame, simbolicamente traccio due linee che rappresentano i 2 elettroni, uno per atomo, che sono messi a comune nel formare il legame. Ora, chi ha qualche nozione già di chimica sa come la cosa funziona. In pratica, il legame si forma quando questi 2 elettroni passano il tempo, trascorrono il tempo, sono localizzati tra quei 2 atomi, nella zona tra quei 2 atomi. Quindi il legame chimico si realizza quando c'è una coppia di elettroni, in questo caso nel legame covalente è sempre una coppia di elettroni che viene messa a comune nello spazio tra i 2 atomi. Allora, prima osservazione da fare. In questo caso, la conseguenza di questa prima osservazione è che non ci sono elettroni liberi. Proprio perché sono tutti impegnati, questa è una conseguenza, che la freccia indica una causalità. E se non ci sono elettroni liberi,
gli ioni sono fissi nelle posizioni del reticolo, quindi vuol dire che non c'è carica che si sposta e quindi non c'è conduzione elettrica. Va bene? Per le cose che abbiamo detto finora. Non c'è. Conduzione elettrica. Allora, questa considerazione è ragionevole, vale soltanto però a temperatura nulla. Quindi questo vale soltanto a temperatura T assoluta uguale a 0 Kelvin. Va bene? Quindi vale solo a temperatura. Perché? Ecco che questo è un punto importante di comprensione. A temperatura non nulla, quindi maggiore di zero, c'è una cosa che avviene che cambia la situazione. Come sapete, a temperatura diversa da zero abbiamo delle vibrazioni degli atomi del reticolo. Vibrazioni anche degli elettroni impegnati nel legame. La temperatura non è nient'altro che una misura dell'energia che hanno queste vibrazioni. Quello che succede è che a temperatura, diciamo, maggiore di zero, alcuni elettroni riescono, in modo casuale, ad avere un'energia sufficiente per liberarsi dal legame. Ok? Quindi ci scriviamo questa a T maggiore di 0 Kelvin, alcuni elettroni hanno acquistano D'accordo? Quindi ci sono elettroni liberi e quindi c'è conduzione. D'accordo? Quindi io rappresento qua la cosa a temperatura ambiente, degli elettroni riescono a scappare. D'accordo, voi sapete, a temperatura ambiente vuol dire, se prendiamo 27 gradi come temperatura ambiente, se siamo fortunati tra poco ci arriviamo, vuol dire 300 Kelvin, no? Quindi a 300 Kelvin alcuni elettroni si liberano, quindi a questo punto rispondono al campo elettrico, abbiamo carica che si sposta e quindi c'è conduzione elettrica. Allora, questo è questo è un concetto fondamentale, perché a 0 Kelvin non c'è conduzione. Man mano che aumenta la temperatura, ci sono queste vibrazioni degli atomi e degli elettroni, a un certo punto alcuni di questi elettroni riescono a liberarsi. Chiaramente più aumento la temperatura, più sono gli elettroni che riescono ad acquisire energia sufficiente per liberarsi. E il processo va proprio esponenzialmente, cioè la concentrazione di elettroni liberi che trovo nel materiale è dipendente esponenzialmente dalla temperatura. Ok? La differenza tra semiconduttori e isolanti sta proprio qui. Okay? Vedete, a 0 Kelvin questi materiali che ho chiamato semiconduttori sono isolanti, non c'è conduzione elettrica. E in principio per tutti i materiali, quando li scaldo, ottengo questo effetto, pian piano qualche elettrone si libera. Ecco,
La differenza principale tra semiconduttori e isolanti è che negli isolanti, prima che si liberino un numero ragionevole di elettroni, abbiamo la fusione del materiale. Quindi in pratica non riesco mai a vedere un isolante che conduce perché fonde prima. Se invece conduce a una temperatura minore di quella di fusione, lo chiamo semiconduttore. Va bene? Quindi questo concetto cerchiamo di scriverlo. Ok. Beh, isolanti vale lo stesso concetto, ma con un no. Se mi riesce. Non mi riesce. Lo scrivo. Allora, prendiamo un materiale semiconduttore come il silicio. Quant'è questa concentrazione? Per esempio a 300 Kelvin in temperatura ambiente la concentrazione di elettroni liberi che abbiamo chiamato N vale circa 10 alla 10 centimetri a meno 3. Bene. Allora, qui dovete stare attenti a questa cosa, non sembra un numero piccolo, 10 alla 10 elettroni per centimetro cubo. Nella pratica ricordate che in un metallo, questo l'abbiamo detto ieri, in un metallo N è circa 10 alla 22 per centimetro cubo, d'accordo? Quindi è una concentrazione che si vede, che è rilevabile, che non è zero, va bene, ma è enormemente più piccola di quella che abbiamo in un metallo. In un metallo per ogni atomo c'è un elettrone libero, che in un semiconduttore come il silicio a temperatura ambiente, vedete, la concentrazione è 10 alla 12 volte più piccola, quindi c'è un elettrone libero ogni 10 alla 12 atomi, ok? Quindi è rilevabile, ma chiaramente la capacità di condurre del silicio è, rispetto a un metallo a temperatura ambiente, 10 alla 12 volte più piccola.
se ricordate, la resistività dipendeva dalla concentrazione di elettroni liberi e dalla mobilità. La mobilità nel silicio è simile a quella in un metallo, ma la concentrazione di elettroni liberi è enormemente più piccola. Va bene? In un isolante questo numero è ancora più piccolo, è qualcosa tipo 10, 10 alla 2. Quindi a quel punto diventa talmente piccolo da non essere più rivelabile. Allora, c'è un altro effetto importante che appare nei semiconduttori ed è la corrente di lacune. Questo è un effetto che nei metalli non abbiamo visto, però nei semiconduttori è presente. Vediamo di che si tratta. Ma per farvelo capire io devo di nuovo rappresentare il cristallo fittizio, no, di Comodo, con i vari legami. Ne faccio un'altra fila perché mi torna comodo. Ecco, immagino di rappresentare una sezione immaginaria attraverso cui misuro la carica che passa e poi immagino di avere un certo campo elettrico. Supponiamo che il campo elettrico sia in questa direzione. Il campo elettrico è verso sinistra, vuol dire che spinge gli elettroni verso destra. Va bene? Che cosa succede a un elettrone che si libera? Supponiamo che un elettrone si liberi qui, va bene, un elettrone che si libera qui sente il campo elettrico e sente quindi una forza pari a Q per E che lo spingerà nell'altra direzione. Quindi attraverso quella sezione vedo il passaggio di quell'elettrone. Va bene, il moto abbiamo visto come è fatto, è un moto che procede un po' come moto uniformemente accelerato, poi c'è un urto, poi si riparte, abbiamo visto ieri. E questo è un contributo importante. Ora c'è un altro che è la cosa nuova che vi volevo raccontare. E immaginate questa situazione, prendiamolo qua, dall'altro estremo, l'elettrone si libera e va dall'altra parte, va bene? Allora qui rimane un posto vuoto. L'elettrone che se n'è andato qua ha lasciato un posto vuoto per un legame. D'accordo? Allora, cosa può succedere? Può succedere questo effetto, ve lo faccio con un altro colore, che per esempio un elettrone che si trova qui sente comunque la forza del campo, magari non ha energia sufficiente per liberarsi, però si sposta qua. Quindi non si libera, ma va a occupare un legame che è nella direzione in cui lo spinge il campo. Va bene? Allora poi a catena può succedere che un elettrone che si trova qui va a occupare quest'altro posto vuoto che si è liberato e ne lascia un altro. Magari l'elettrone che si trova qui di nuovo viene spinto da questa parte, ma non ha energia sufficiente per liberarsi, però riesce a cadere in quest'altro posto vuoto e così via. Vedete che cosa succede? Se io guardo la carica rispetto a quella sezione che ho disegnato, c'è il risultato netto di questo spostamento a catena e che c'è un elettrone che si è spostato da sinistra a destra rispetto a quell'asse. Quindi c'è una carica in più. Questo spostamento non è dovuto a elettroni liberi, perché questi elettroni che si sono spostati da un legame all'altro non si sono mai liberati, ma ho lo stesso uno spostamento di carica. Questa carica che cosa è dovuta? È dovuta a il posto libero lasciato dal primo elettrone. Va bene? Allora, questo posto libero lasciato dal primo elettrone si chiama anche lacuna. Quindi la lacuna è
la mancanza dell'elettrone, il posto vuoto nel legame lasciato dall'elettrone. Allora, guardate bene, questo meccanismo che io ora vi ho raccontato come uno spostamento a catena si può raccontare benissimo e descrivere benissimo come invece uno spostamento del posto vuoto. Io ho un posto vuoto che era a destra e che piano piano migra verso sinistra. D'accordo? È solo un modo di descrivere la cosa, però che conseguenze ha? Che invece di dire, guardate, tutti gli elettroni a catena si spostano uno nel posto lasciato libero dall'altro, io posso raccontare la stessa cosa in questo modo. C'è una lacuna, cioè un posto vuoto, che si sposta nella direzione del campo, come se avesse una carica positiva. Ok? E si vede che questo è un modo molto più efficace di descrivere il processo fisico che avviene, e per questo si parla di corrente di lacuna. Io dico, ho una corrente di elettroni liberi nel semiconduttore e ho una corrente di lacune. Gli elettroni liberi sono delle cariche negative, le lacune sono delle cariche positive. Poi so che a livello più basso, in realtà la corrente di lacuna è uno spostamento collettivo di tanti elettroni. Non ho una lacuna che si sposta da destra a sinistra, ma nella realtà ho tanti elettroni, ciascuno che si sposta da un posto a quell'accanto. Però mi riesce più facile descrivere la cosa come una particella sola, una lacuna che si sposta, piuttosto che un comportamento collettivo. Ma questo meccanismo in fisica si chiama spiegare un meccanismo collettivo con delle quasi particelle. Infatti la lacuna è una quasi particella, perché non esiste, è quasi nel senso che non esiste per davvero, mi serve per spiegare un fenomeno collettivo. Però è una cosa molto efficace e si fa in continuazione. In tanti altri aspetti della fisica si usano le quasi particelle. Quindi la lacuna è una quasi particella di carica positiva che serve a descrivere il moto collettivo degli elettroni diciamo elettroni di valenza non liberi, in altre parole legati. Va bene? No, è che semplicemente un elettrone può fare due cose, no? Tre cose, può rimanere nel legame, oppure può avere energia sufficiente per liberarsi, a quel punto prende e se ne va, oppure non ha energia sufficiente per liberarsi, ma fa un saltino, semplicemente si sposta. A questo punto il saltino lo fa dalla parte lo fa nel posto libero più vicino che c'è. Le posizioni nei legami sono tali per cui solo un elettrone alla volta può usare la posizione nel legame, quindi i legami che sono occupati non sono disponibili per l'occupazione. Per cui questa è un'altra delle possibilità che ha. Se non ci fossero lacune, quindi se non ci fossero posizioni libere, un elettrone non avrebbe altra scelta che rimanere, non potrebbe far altro che rimanere nel legame o liberarsi.
invece in questo modo può scorrere semplicemente, d'accordo? Ci sono tanti, come dire, contesti in cui fa comodo usare la descrizione di una particella, e ci sono situazioni in cui noi poi alla fine lo facciamo anche in modo naturale, diciamo, senza riflettere tanto. Non so se avete mai presente, prendete una bottiglia di shampoo, va bene, con una bottiglia trasparente, no? Tipo un Natural Roberts, quello giallo, così. Se voi lo prendete e lo girate, bene, voi vedete una bolla d'aria che sale. No, ed è un modo facile di scrivere la cosa dicendo: beh, io ho una bolla d'aria che sta salendo. Però di fatto è altrettanto equivalente come descrizione quello di dire: ho tante molecole dello shampoo che stanno scivolando in modo, stanno scivolando verso il basso con una dinamica particolare, perché se guardate ogni singola molecola farà un percorso strano perché gira intorno alla bolla. Chiaro, voi potete descrivere la cosa come una bolla che sale con un certo attrito perché è più leggera del resto, quindi ha una forza che la tira verso l'alto e un attrito che non la fa muovere di moto accelerato, ma la fa muovere di moto rettile uniforme verso l'alto, e quella è una descrizione di fatto in termini di quasi particelle. Oppure uno può andare a raccontare il modo di tutte le molecole che scendono verso il basso, ma è molto molto più complicato da raccontare. Quindi fa comodo in quel caso raccontare, cioè descrivere la cosa, è anche intuitivo per noi vedere la cosa come una quasi particella. Questo è lo spirito, okay? È solo un modo diverso di raccontare la stessa cosa che rende la descrizione molto più naturale. E questa cosa si porta così avanti che si comincia a dire: va bene, la lacuna ha una carica positiva perché si muove nella direzione del campo. Ecco, ma con che velocità si muove nella direzione del campo? La velocità con cui la lacuna si sposta si vede di nuovo proporzionale al primo ordine al campo elettrico, e il fattore di proporzionalità si chiama, come abbiamo fatto per gli elettroni, stavolta mobilità delle lacuna. Quindi la velocità di deriva, anche la lacuna avrà una sua velocità di deriva, sarà Vd, chiamiamola Vdp. Ecco, P è la lettera che che usiamo come pedice tutte le volte che indichiamo una quantità legata alle lacune, e P come positivo, le quantità legate agli elettroni le indicheremo sempre con n, ed n sta per negativo, okay? Quindi Vdp sarà uguale a una costante che è la mobilità delle lacune, che chiamo mu p, per il campo elettrico. Vedete, il segno è positivo perché le lacune si spostano nella direzione del campo elettrico, e poi però la formula è la stessa di quella che abbiamo visto per gli elettroni, cambia solo il segno perché la carica ha un segno differente. Quindi ho la lacuna, gli ho dato una mobilità, gli ho dato una carica, e vedrete che d'ora in poi la considero come una particella vera. Ok, è una quasi particella, ma dal punto di vista della descrizione va benissimo considerarla una particella vera. Allora, che conseguenza ha questa prima osservazione? Che quando andiamo a vedere la corrente di deriva in un semiconduttore, dobbiamo considerare che abbiamo due tipi di cariche mobili. Abbiamo una corrente di elettroni, quindi andiamo a prendere un semiconduttore come il metallo che abbiamo considerato ieri, no? Di una certa sezione con un certo campo. Allora, avrò una corrente di elettroni che chiamo IN, in questa la scrivo facilmente perché è la formula che ho scritto ieri, QN per E per mu N per A.
Ora, l'unica differenza rispetto a quello che ho scritto ieri è che ieri avevo scritto mu, adesso scrivo mu con pedice n, perché adesso ho due tipi di mu. Quindi questa è la mobilità degli elettroni. E poi posso scrivere una corrente anche di lacune. Corrente di lacune come è fatta? Ma guardate, in pratica, se questo è il disegno e io qui ho un elettrone, faccio rosso l'elettrone, se ho degli elettroni qua si muovono in questa direzione. Quindi, perché si muovono in direzione opposta al campo. La corrente, siccome è opposta al flusso della carica negativa, quindi la corrente IN è in questa direzione e infatti, come vedete da questo disegno, è concorde al campo elettrico. Vedete, tutte le quantità sono costanti, positive, il campo elettrico è questa E, la I è concorde ad E, ed è infatti anche la stessa cosa che ho rappresentato nel disegno. Se io metto qua una lacuna, la lacuna si comporta come una carica positiva e si sposta in questa direzione, la corrente di lacune, siccome la lacuna è a carica positiva, sarà concorde al flusso delle lacune. Quindi viene esattamente la stessa espressione che ho per gli elettroni. Quindi avrò IP uguale a Q per P per E per mu P per A, dove questa qui mu P, e l'ho detto prima, è la mobilità delle lacune, e questa P è la concentrazione delle lacune, quindi la densità di lacune per centimetro cubo, per esempio. Quindi la corrente totale I sarà la somma delle due correnti, dei due contributi, e quindi facilmente sarà Q per N per E per mu N per A più Q per P per E per mu P per A. Se volete posso mettere qualcosa in evidenza, qui mi viene N mu N più P mu P per E. Problema di bordo: Q per N mu N più P mu P per E. Allora, altro punto importante, guardate, questa è la concentrazione di elettroni, questa è la concentrazione di lacune. Per quello che vi ho raccontato, per ogni elettrone che si libera c'è un posto libero lasciato nel legame, quindi per ogni elettrone che si libera ho una lacuna. Questo vuol dire che la concentrazione di elettroni e la concentrazione di lacune sono uguali, va bene? Quindi N è uguale a P. Questa condizione in realtà, come vedremo, non è sempre vero, perché ci sono delle ipotesi che ho fatto e che vedrete, non, insomma, in alcuni casi non sono vere. Vediamo di renderle esplicite. E questo è vero se il semiconduttore è omogeneo, cioè io ho preso una barretta di materiale supponendo che fosse tutto lo stesso materiale. Quindi questa cosa qui vale se il semiconduttore è omogeneo e vale se
il semiconduttore è, come si dice, intrinseco, cioè non ci sono elementi che alterino questo equilibrio. Quindi questa cosa va detta, vale per un semiconduttore omogeneo e intrinseco. Intrinseco vuol dire che non ho aggiunto impurezze o materiali diversi che alterino questo rapporto tra N e P. Allora, non solo c'è questo non solo le due quantità sono uguali, ma da che cosa dipendono? Beh, in pratica dipendono dalla temperatura. Più è alta la temperatura, più sono alte. Ma queste si chiama la concentrazione di cariche mobili, no? N lacune di elettroni liberi in un semiconduttore omogeneo intrinseco si chiama Ni, anche, quindi N uguale a P ed uguale a Ni. E Ni è una quantità che dipende praticamente solo dalla temperatura. C'è una certa costante che è una proprietà del materiale e poi c'è una dipendenza dalla temperatura alla 3 mezzi e una dipendenza esponenziale che è la dipendenza che vi dicevo prima. Non mi importa che vi ricordiate la formula, volevo soltanto farvi vedere la dipendenza. Quelle quantità K e G sono proprietà del materiale, quindi cambiano tutte le volte che considero un materiale diverso. La formula rimane la stessa. E la temperatura entra al denominatore dell'esponenziale, al denominatore dell'argomento dell'esponenziale, e a moltiplicare elevato alla 3 mezzi. L'effetto che conta di più, provate a fare due valutazioni, è quello dentro l'esponenziale. E facilmente scaldando il materiale, come insomma vi raccontavo, si liberano più facilmente gli elettroni, quindi aumenta moltissimo che la concentrazione. Ok, ci fermiamo.